la tecnica di lavorazione del nostro pane è semplicissima. Cioè, noi partiamo da semole siciliane, esclusivamente siciliane, quindi semole vere, acqua, lievito madre e sale. Questa è tutta la composizione, come realizziamo il nostro pane. Grazie a questa tecnica di lavorazione, che poi si avvicina a quella di Castelvetrano, però ormai l'abbiamo personalizzata in qualche modo, come è giusto poi che sia, secondo me, noi con questo pane, utilizzando appunto delle semole vere, noi riusciamo ad ottenere veramente un riscontro a livello di giovamento, ecco, dell'intestino, molto importante. Cioè, il nostro intestino va a riconoscere proprio le molecole come è costituito il pane, quindi non andiamo incontro ad allergie, a problematiche affini a queste, senza pensare anche pure ad altro che di molto peggio. Noi abbiamo testimonianze, ecco, da parte dei nostri clienti di medicinali messi da parte, quindi Malox, vari Malox, Gaviscon, che non vengono più utilizzati soltanto perché si cibano, si alimentano di un prodotto vero siciliano, quindi non arriva nulla dall'estero, nulla in cui sono presenti micotossine o altre schifezze varie. Tutto quello che è miglioratori, attivatori vari, non devono essere assolutamente usati, quindi vi invito a chiedere ai vostri panificatori, ecco, dove vi rifornite, se loro fanno uso di queste sostanze che non giovano assolutamente al nostro intestino, anzi fanno soltanto male. Noi nasciamo da praticamente da niente, e 2 anni e mezzo fa abbiamo avuto, insomma, quest'idea di aprire questa attività. Siamo tutti giovani, è una famiglia che si è messa in gioco. L'idea iniziale era quella di una pizzeria, una gastronomia da asporto. Poi, cammin facendo, abbiamo cominciato a scoprire pian piano questi grani antichi siciliani, la riscoperta del territorio, e abbiamo cominciato a girare nei mulini che ci sono, non soffermandoci solamente ad un mulino, e lì piano piano, come per gioco, abbiamo cominciato con un biscotto, abbiamo cominciato col pane. E da lì si è aperto un mondo, abbiamo cominciato a fare il lievito madre noi, e questo ha chiamato tanti aspetti, e pian piano l'idea iniziale si è trasformata nel ricercare quello che è il prodotto salutare. Appunto, a chilometri zero, come si suol dire, chilometri zero non è nient'altro che andare a ricercare i prodotti che la terra ci offre, e in quei periodi.